La sessione estiva di calciomercato fatica ancora a carburare, le indiscrezioni, le suggestioni, i contatti tra le parti sono ancora in fase embrionale, ma qualcosa bolle nel calderone del mercato. Iniziamo dalla Regina, che è sicuramente tra i club che stanno tenendo banco in sede di calciomercato ancor prima che inizi ufficialmente. Gli Amaranto hanno definito uno dei primi obiettivi, ovvero il portiere. Sono due i nomi sui quali si sta concentrando Massimo Taibbi, che ovviamente del ruolo se ne intende sicuramente molto bene. Il primo è quello di Emanuele Nordi. Il classe 84 è rimasto svincolato dopo l'esperienza al Catanzaro. L'altro è quello di Diamante Crispino, che ha cambiato faccia al Siracusa da gennaio, ma che anche nel girone d'andata con la maglia del Bisceglie aveva fatto molto bene. Dopo l'esperienza con la maglia dell'Andria per Ciro Cipolletta, potrebbero aprirsi per la prima volta le porte del professionismo. Il difensore classe 96 infatti è seguito con attenzione da Cavese e Sicula Leonzio. Il Bari inizia a spingere per chiudere i primi colpi di mercato. Secondo indiscrezioni, il club biancorosso avrebbe presentato un'offerta per Gaetano Letizia, difensore classe 90, attualmente in forza al Benevento. Chiudiamo con una corsa a 4 intergirone ed intercategoria. Terminato il prestito di 6 mesi alla Carrarese, Ivan Barone farà rientro al Cosenza, ma potrebbe non restare a lungo in Calabria. Alcuni rumors di mercato accostano al centrocampista partenopeo le attenzioni di diversi club di B e C, tra questi Pisa, Juve Stabia, Avellino e Siena.